Auguri se vi sposate. Io sono la terza, eh. Vabbè, ma ci credo tanto nel matrimonio. In realtà, la mia seconda non eravamo sposati, però io la considero così perché ci ho convissuto, ci ho avuto due figli, quindi. Però già, anche due non sono pochi. Quindi, in bocca al lupo. Se invece decidete di convivere senza sposarvi, o fate un, come si chiama? Unione di fatto, va bene? Insomma, per qualche motivo volete farvi la lista nozze e nella lista nozze volete metterci qualcosa di attinente alla cucina. Vediamo qualche criterio. Dici, ma che strano video. A voi sembrerà strano, però una buona parte delle richieste di informazione che ricevo sono attinenti proprio a questo. Cioè, ma devo comprare le casseruole, devo mettere in lista nozze, ma cosa ci metto? Ma come faccio a sapere che bla bla. Eccoci qua. Parliamo ovviamente di ciò che metterete in lista nozze per la cucina, premessa ovvia. Cominciamo con una cosa che ho notato proprio, che sembra strana. Mi sembrava strana, poi ho capito che era strana per me, ma evidentemente non per gli altri. E cioè, mettete in lista nozze solo cose che vi piacciono, cose che vi servono, cose che volete. Dici, perché uno mette in lista nozze cose che non... Sì. Cioè, spesso mi sono trovato a discutere con persone e gli chiedevo perché hai messo in lista nozze questo, perché questo qui è facile, qualcuno me lo regali. Ma tu non devi puntare ad avere più facilmente dei regali, perché così poi ti ritrovi della roba che resterà lì chiusa in un armadio. Infatti, quante persone hanno degli oggetti anche belli ma chiusi in uno scaffale e non li tirano mai fuori? Questo è uno dei motivi. Quindi, decidi come ti piace cucinare. Che tipo di cucina fai? Per quanti cuciniamo? E in lista nozze metto solo ciò che mi serve e mi piace per fare queste cose. E se così il tizio non sa cosa comprare, non comprerà niente. Perché qual è il senso che gli fai comprare un'altra roba che comunque a te non piace e poi metti via? Ma anche, quasi quasi è meglio che ti dia i soldi. O che a questo punto si inventa lui un regalo. Tanto, se ti compra qualcosa che tu hai messo in lista e non ti piace. Se compra lui qualcosa e non ti piace, uguale. E tanti saluti. Inoltre, mettendo soltanto le cose che ti piacciono, tu fai sì che la scelta sia, come dire, incanalata verso certe cose. E tu più cose metti e più non sai la gente cosa comprerà. Puoi, per esempio, dire, va bene, di un certo elemento in lista nozze ne metto due. Perché diversi? Perché così uno o mi compro il primo o mi compro il secondo, ma mi piacciono tutti e due, però sono tutte e due coerenti col mio progetto di cucina. Puntiamo sulla qualità, ma ascolta, ci stanno facendo dei regali. Qual è il senso del chiedere cose che valgono poco? Piuttosto che farmi regalare una padella da 15 euro, mi faccio comprare un pelacarote da 15 euro, cioè piuttosto che per favorire chi può spendere poco, mettere dentro dei prodotti che valgono poco, metto dei prodotti di profilo altissimo, ma naturalmente che per loro natura costino meno, cioè 15 euro trovi il massimo del pelacarote, invece sarebbe la padella più scadente. Piuttosto che mettere una padella scadente, metto un ottimo pelacarote. Questo è il concetto. Mettiamo solo cose a tutti i prezzi, ma di alta qualità. Perché? Perché sarà bello tenerseli per tutta la vita. Perché ha senso che sia così. Perché la qualità è un valore. Perché cucinare con amore significa anche usare prodotti di qualità. Qual è il senso dell'avere 5 pelacarote tutti da 1 euro? E doverli cambiare 2 mesi dopo. Compratene uno da 15 e tienilo tutta la vita. E naturalmente devi imparare a usarlo per non rovinarlo. Ok? Bene, a maggior ragione per la lista nozze. Anche perché si ha piacere di regalare una cosa che vale. Va bene. Coerenza nel livello.
Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Una volta che hai scelto il livello, in base alle persone che sai che verranno a comprarti i regali, sii coerente. Cioè, non mi mettere una padella in rame da 250 euro e un bicchiere da 5. Cioè, fai sì che ci sia un certo bilanciamento. Quello che ti fai regalare deve essere equilibrato. Perché? Perché andrà a finire nella stessa cucina. E qual è il senso dell'avere una casseruola di rame da una parte e poi dall'altra parte avere della latta? Cioè, tutto deve essere omogeneo. Quindi, o tutto sta su un certo livello, o tutto sta su un livello più alto, o tutto sta su un livello più basso. L'equilibrio è un aspetto fondamentale, perché così qualunque cosa compro è comunque equilibrata in termini di livello qualitativo e profilo. Ovviamente la telefonata arriva sempre nel momento più giusto, no? Ok, scusate l'interruzione che avrete captato, ho dovuto interrompermi un secondo perché avevo dimenticato la suoneria accesa. Allora, torniamo, quindi dicevamo che ci serve un certo equilibrio. Abbiamo quasi finito, manca un punto. Dato che spesso nelle liste nozze, per favorire un po' la scelta da parte delle persone care che ci faranno questi regali, mettiamo dei doppioni, cioè un certo prodotto che mi piace lo metto in due versioni in lista, ricordatevi. Rido perché le vivo queste cose, di dire al negoziante quando vende il primo di cancellare il secondo. Perché? Perché io ne ho messi due per dare la possibilità alla persona di scegliere, ma non è che li voglio tutte e due, non è che mi ritrovo poi che ho due pelacarote, due bicchieri, due padelle e neanche una casseruola, neanche un tagliere e neanche... Quindi il doppione che io ho inserito per favorire, quando si vende il primo, non importa quale dei due, si cancella l'altro dalla lista nozze e non lo si rende più disponibile. Quindi questo ditelo chiaramente al negoziante e poi man mano che passa il tempo il negoziante spesso dice ah sai sono passate tre persone, ho comprato le cose, voi ricordagli hai tolto i doppioni, ricordateglielo perché non è abituato. Cioè la maggior parte dei negozianti non è abituato a questa cosa, cioè voi gli date una lista e lui tenta di vendere tutto. Poi ovviamente non è che può dire cosa hanno comprato gli altri, quindi se uno gli va a chiedere una cosa che lui l'ha già venduta, A che non si ricorda, B magari era una commessa diversa, C sono cose a cui non siamo abituati e così finisce che ti ritrovi due padelle, magari ovviamente diverse perché tu ne avevi messo due padelle diverse, sì ma qual è il senso di avere due padelle funzionalmente uguali, diverse e non avere la casseruola? Ok, quindi ricordatevi questo piccolo... Boh, credo di aver detto tutto. Ciao.